Ok, salve ragazzi, bentornati nel mio canale, quasi tutto fai da te. Ragazzi, allora oggi siamo con la ripresa con il nostro stiracapelli. Questo abbiamo sistemato il cavo l'altra volta, però non ha partito il nostro stiracapelli, non riscalda la piastra. Allora, noi siamo rimasti fino a questa parte che abbiamo smontato il tutto. Qui non ha visto la prima parte, vede la prima parte così. Consiglio di guardarlo così vede la procedura di smontare. Niente, allora fino qua ci siamo. Allora, dove sono arrivato? Ho smontato questa vite e mo devo smontare quest'altra continuando con lo smontaggio del nostro stiracapelli. Dai, non ho voluto fare tutta la procedura dello smontaggio dall'inizio per risparmiare tempo. Ok ragazzi, dai, smontata questa parte, questo guscio qua. Questo, come andiamo a smontare pure l'altro dall'altro lato, possiamo anche continuare con questo. Ci sono due viti qua, almeno per questo modello. Gli altri saranno magari un po' diversi, ma il principio è sempre quello, ragazzi. Il principio è uguale, la stessa cosa, non cambia niente. Troverete sempre due piccole schede che controllano l'accensione e il calore del nostro stiracapelli. Ok, fino qui ci siamo, questa è la prima parte, ma andiamo a smontare la seconda parte, andiamo a vedere insieme il difetto perché non si accende questo. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Allora, per smontare lo stesso ragazzi, una vite qui e l'altra qui. Quindi siamo al centro. Sì. Ok, questa è la prima vite. Scusate, andiamo a smontare la seconda. Con la prima. Ok. Allora, questa è la seconda. Non sollevarla piano piano, eccola qui. Vedete come si incastra qui? Questa linguetta, ragazzi, va qui sotto, ecco l'alloggio suo, per chi dopo magari così non trova difficoltà al montaggio. Qui c'è un alloggio. Avvisalo, Vincenzo. Allora. Ok. Allora, qui c'è l'alloggio per inserire la nostra resistenza che poi riscalda la piastra. Allora, fino a qui ci siamo, andiamo a smontare il resto della nostra scheda e vediamo di che cosa si tratta. Portiamo la nostra manopola che regola il calore al massimo in modo che dopo non sbagliamo a montarla. Allora, abbiamo un'altra vite qui che mantiene questa scheda e un'altra vite qui e abbiamo tolto pure questo guscio. Ok. Tolto queste due viti, ecco come si presenta il nostro, questo è il bottone di accensione. Ok ragazzi, questo è il nostro stiracapelli, come ho detto prima, due schede, le due resistenze, niente di particolare. Ora iniziamo a vedere perché il nostro stiracapelli non accende. Allora, la prima cosa da fare, come dico sempre ragazzi, dovete provare il cavo di accensione. Qui per vedere se la tensione arriva, dobbiamo misurare il nostro cavo di alimentazione, vediamo. Mettiamo un polo qui, andiamo a vedere. Allora, il primo va bene, vediamo il secondo, eppure il secondo va bene, ok. Questa prova io già l'ho fatta prima perché l'ho sistemato il cavo, però per condividere con voi come si deve trovare il difetto. Ok, allora prima di tutto andiamo a vedere se l'alloggio del cavo di alimentazione è ben stretto, che riesce a fare contatto sul cavo e così sembra tutto regolare. Andiamo a stringere giusto un po', non assai, e anche all'interno. Allora ragazzi, andiamo
iniziamo a misurare, la prima cosa è la resistenza, se è buona, perché andiamo a misurare la resistenza? Perché se la resistenza è bruciata, questo prendetelo, buttatelo, non ne vale la pena sistemarlo, perché costa più di quanto costa lui stesso. Allora, questa è, si vede il display Sì, si vede del. in uno. Il mio regista conferma il display a posto. Ok, allora la prima resistenza, abbiamo una lettura e va bene. Invece qui abbiamo, se vedete qui abbiamo quattro cavette, praticamente abbiamo due cavette per la resistenza e gli altri due per o un fusibile termico, un termostato. Sicuramente un termostato che controlla il calore all'interno, in modo che non si scioglie tutto. Allora questa resistenza va bene. Vediamo il termostato, qua abbiamo una lettura lo stesso, sembra tutto regolare, fino adesso sembra tutto regolare. Allora, le resistenze vanno bene, andiamo a misurare il nostro bottone d'accensione, lo 01, se va bene pure lui. Allora, mettiamolo sullo 0, vediamo qua. Allora, qua abbiamo una lettura che va benissimo, questa si chiama lettura di impedenza, ragazzi, quando trovate il superiore a 760 vuol dire che va bene, vuol dire che la lettura è ottima, sotto il 500 vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora, abbiamo detto che la lettura della pendenza è buona, andiamo a vedere se da 0 abbiamo l'1 sul bottone. Allora un polo e un polo, ok, vuol dire che il nostro 01, il nostro bottone d'accensione è ottimo. Andiamo a misurare la nostra resistenza variabile, questa è una resistenza variabile per regolare il calore sulla nostra piastra, va bene pure lei. Abbiamo una chiusura. Che cosa rimane? Allora, fino a qua sembra tutto ottimo. Questo non sta in corto, questo non so se è un transistor, un regolatore di tensione, però solo giro, poi vado a vedere sul datasheet, ma penso che è tutto regolare pure qua, ragazzi. Tutti gli altri componenti a prima occhiata sembra tutto regolare. Andiamo a misurare la continuità fra questa scheda e l'altra, praticamente andiamo a vedere se questi fili sono ottimi, come non sono interrotti. Allora, cominciamo col marrone, prendiamo questo polo e va a finire qua. Misuriamo il nostro filo marrone, dove sta? Eccolo qua. Allora, questo è il marrone, andiamo a vedere e va benissimo. Poi andiamo a vedere il bianco, eccolo qua, ecco il bianco qua. Andiamo a vedere il bianco e anche il bianco va bene. Rimane questo fucsia. Andiamo a vedere pure quest'altro qua. Questo suo polo va bene lo stesso, ma si vede il display? Ok, e rimane il giallo. E il giallo, andiamo a vedere il giallo. Andiamo a vedere il giallo. Va bene pure il giallo. Niente, ragazzi, le schede comunicano fra di loro, vuol dire che non abbiamo problema di cavi. Andiamo a misurare queste resistenze qua. Questa va bene. Quest'altra, resistenza, niente, aspetta qua, sta che c'è qualcosa che non va. Allora, ragazzi, questa resistenza è rosso, nero, nero. Allora, rosso, nero, nero, praticamente 200 ohm. 200 ohm, 200 ohm, andiamo a mettere su 200 ohm il nostro multimetro.
il 5% di variazioni, più o meno 5%, però questa resistenza non dà segno di vita. Questa resistenza non dà segno di vita. Per adesso abbiamo trovato questa resistenza bocciata, questa qui, come detto prima. Per chi non sa leggere il valore, basta che va sul web e clicca come si legge una resistenza, poi dal colore che stanno sopra la resistenza si può risalire al suo valore. Come detto prima, questo rosso, nero, nero. Allora, la prima è il 2, che sarebbe il rosso, poi il nero è 0. Il terzo nero praticamente è numeri dei zeri. Siccome abbiamo un nero e un altro 0, diventa 200 ohm. 200 ohm. Andiamo a cambiare questa resistenza e vediamo come procediamo. Vediamo cosa succede. Ok, ragazzi, io ho una resistenza di 200 ohm, non io, però ho questa qui, questa è 200, allora rosso, rosso, nero, praticamente 220, 220 ohm, siamo più o meno nella tolleranza del 5, il 10%, ragazzi, dai, se può sostituire con questa, andiamo, cambiamo questa resistenza e vediamo se il nostro stiracapelli parte, iniziamo a cambiare, desaldiamo la resistenza. Questa resistenza è una parte. Andiamo a misurarla direttamente, ragazzi, vediamo perché questa resistenza, se infatti non dà, guardate, questa è morta. Andiamo a vedere questa qui, questa di 220 ohm. Ecco, praticamente abbiamo messo sul chilo e ci dà 210. Ok, allora 0,210 kilo ohm sarebbe 210 ohm. Ci siamo? Andiamo a cambiare la nostra resistenza e vediamo come reagisce. Andiamo a buttare sulla stessa misura questa. Ma fra di colon qui ci manca. Il regista dice che è rimasto 15 minuti. Allora, ragazzi, saldiamo, proviamo. Vediamo com'è. Prima saldata una, la seconda. È tutto ottimo. Andiamo a provare il nostro stiracapelli prima che iniziamo a dare i numeri. Ok, ragazzi, dai, inserito lo spinotto qua. Ci siamo. Allora, ragazzi, dovrebbe partire.
questa LED accensione, eccolo qua. Andiamo a provare. Ok. Inizia pure a riscaldare già. Ok. Questo una volta riscalda. Niente ragazzi, dai. Era soltanto questa. Questo brucia. Allora, come ho detto prima ragazzi, questo era il difetto, abbiamo visto più o meno come si fa a seguire e a trovare il difetto dentro questo stiracapelle. È inutile allungare il video perché poi a montare, come avete smontato, come avete visto la procedura di smontaggio, così dovete pure montare. Vi saluto, come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace. Ok, tanti saluti da parte del nostro amico Paolo. Ciao ragazzi! E Cosimo Della, il nostro regista. Ciao ragazzi! Alla prossima ragazzi, ciao!